Buongiorno! Oggi è il grande giorno perché Gloria si farà i capelli! Yeah! È presto, quindi adesso vado a dire alla mia mamma che facciamo colazione. E poi mi preparo e poi andiamo, quindi. Non vi nego che ho molta molta paura perché non sarò tra le mani della mia mamma, ma sarò tra le mani di una parrucchiera. Buongiorno. Sì, sono già sveglia. Buongiorno. Benvenuti in questo nuovo Wickmas vlog. Yeah! Che voglia, vero? Che voglia di vivere. Che buoni brownies. E adesso ci mangiamo anche questo bellissimo gatto. Siamo in ritardissimo ovviamente, quindi ci stiamo fiondando dalla parrucchiera. C'è un sole assurdo, infatti non riesco a guardare la videocamera. E non vi nego che sono super super spaventata perché non so come verranno i capelli e togliere questo blu è veramente veramente difficile. Quindi speriamo bene, incrociate le dita anche per me. E niente, ci fiondiamo. Oggi mi sono truccata così, molto. Ho usato la palette di Gwen Stefani e sulle labbra ho trap di color pop. Volevo mettere Capo, ma per il colore che mi vado a fare sarebbe top. Però ho detto no, vabbè, poi magari si toglie, non c'ho voglia di star lì a mettermelo, anche se comunque durano un sacco, però non si sa mai. Ho messo trap che è già più portato, cioè più color carne, ecco, quindi anche se viene via. Tra l'altro mi sono spaccata il labbro qua centrale e quindi. Ho sta cosa di sangue e non va più via e si è tipo agglomerata insieme a trap. Però vabbè, sembra che mi sono appena fatto un piercing, quindi niente, noi andiamo, ci vediamo quando arriviamo lì. Ciao. Oh, abbiamo fatto la sessione di decolorazione. E i miei capelli sono talmente simpatici che non stanno schiarendo. E la mia mega Sembra ricrescita. un parto. Ciao! Momento di lavaggio capelli dopo la deco. E questo è il risultato, io non so che risultato è. Però potete vedere Lady voi. Gaga. Lady Gaga. Ah, io li terrei anche così però, ma che fighi. Cioè, ma che bel biondo bianco. Oh mio Dio, li amo! E sono sani, non sono rovinati, cioè. Dietro. Non potete capire, io li amo, li amo. Mamma mia, quando mi schiarirà il grigio e mi ritorneranno così, li voglio così. Dammi, dammi, dammi. Ti voglio far vedere dietro. Oh mio Dio. Ciao Isa. Ciao Ange. Cosa ridi? Divento Elsa, hai visto? Mai così. Sì, dopo vedrai che è uguale Elsa. Wow, ma anche in videocamera che belli. Caspita. Vuoi riprendermi dietro? Sì. Questa è Gloria. Siamo appena uscite dalla parrucchiera e guardate i miei capelli. Ah! Li adoro. Poi mamma come sono belli bianchi sotto il sole. Questo è il risultato finale. Adesso metterò la foto su Instagram, quindi voi in realtà li avrete già visti. E allora, che dire, l'Olaplex alla fine, perché ho visto tante che me l'hanno chiesto che cos'è. L'Olaplex sarebbe questo componente che va a ricostruire i ponti di zolfo, che quando vai praticamente con l'ossigeno e cose varie ad aprirli, questo Olaplex li va di nuovo a chiudere, quindi fa sì che la cheratina si attacchi bene al capello, la cheratina normale del nostro capello, e si ricostruisca il tutto. Ovviamente non è miracoloso, nel senso che va fatto volendo. Se non hai i capelli troppo distrutti va bene anche una volta ogni tanto. Per me, che comunque io lavoro tantissimo con le decolorazioni, infatti adesso li ho anche tagliati un po', e poi ovviamente essendo comunque mossi sembrano anche un pelo più corti del solito, ma guardate che belli! Ah! E quindi niente, l'Olaplex andrebbe per me, per gente come me che ha i capelli così,
usato almeno ogni 20 giorni. Io già settimana prossima verrò a fare un altro trattamento sempre qui da loro, perché mi sono trovata davvero bene, sono state tanto tanto pazienti e ve li consiglio se siete della zona di Gallarate. Si chiamano proprio AB Parrucchieri, c'è cioè sia il sito, vi linko tutto quanto nell'info box perché sono state davvero tanto tanto gentili. Niente, noi adesso saliamo in macchina e continuiamo questa giornata facendo le nostre cose, quindi andando a fare la spesa, mangiando, perché sono qua dalle 10 della mattina e adesso sono le 2 e... no, sono le 3. Che ore sono? Le 3. Quindi anche il caso che ho una fame assurda. E niente, ovviamente questo vlog continuerà con la giornata di domani, l'evento, tutto molto stretto. Ciao, questo sarà un vlog in comune perché mi passerà il vlog anche a me da mettere nel vlog. Quindi ciao! Noi siamo già ubriache. No, non è vero. Fatima, non potete capire Fatima, ragazze, cosa ha creato. E ci ha portato la pasta al forno, no? Sì, ha portato anche le noccioline. Vero. Sì, Marta, vero che Fatima è già ubriaca? Sì, io ancora non ho bevuto. Raga, l'unica so io, basta. La briaga, frati, non è vero, non è vero. Che sarà un vlog in comune perché mi passerà anche a me questo file. Dato che non sto vloggando il Giulia Gloria. Giulia Mas e Gloria Mas. Giulia Mas. Insomma, siamo qui, come vi ho detto, no, vabbè, lo sapete dove siamo. E sono super contenta perché ci sono davvero tutti e io sto scappando da Giulia. Sono ubriaca da Nicola. No, allora, siamo arrivati che ci siamo cambiati i tacchi fuori, perché ovviamente siamo sciccosissime noi, perché non è che arriviamo all'evento con le scarpe da ginnastica, no? Beh, direi di no, cari. E quindi ci siamo, come si dice, ci siamo cambiati qua dietro e poi ci siamo messe i tacchi, ma nessuno ha ripreso come siamo. No, abbiamo solo la ripresa. Siamo a fare la pappa. Ciao! E adesso ordiniamo, che c'è una fame assurda, ci stiamo scongelando. Mamma mia, capelli ghiacciati. Ma io ho tutto ghiacciato. La punta del naso è quella più sporgente. Rudolf is the red, non si sagra. Ragazzi, sto selfingando. E io sto bloccando. Però calcola, c'è il timer. C'hai l'obiettivo? Stiamo ordinando la pappa e io sono indecisa perché ci sono un sacco di cose buonissime, quindi mi sa che non ci vado troppo pesante perché so già che poi li avanzo, perché all'inizio il mio cervello mi dice mangia mangia e poi dopo invece non ce la faccio. Ho il trucco che sta colando, mi sta tipo dicendo struccami, la mia faccia mi sta urlando struccami. E niente, adesso devo dire quello che mangio. Io parlo io e poi allora, città del cavolo. Buongiorno, voi mi vedete dopo un giorno e mezzo, quasi due, perché non ho avuto praticamente modo di portare dietro la videocamera, dato che siamo state straprese, poi avevamo le pochette da avere faighe e quindi non sapevo dove mettere la videocamera. Stiamo mangiando, io e Giulietta, miam miam, e stiamo facendo la pappa perché lei tra 3 ore deve andare in aeroporto. Siamo molto tristi. Siamo... porca troia. Ok, mettiamola qui. E vieni più avanti, così ti fa vedere. E quindi abbiamo fatto il piatto di pasta con il formaggio. È filante. È filante. Yeah. No. Mamma. No, ragazze, cioè, non potete capire che è buona. Allora, ho fatto il soffritto di cipolle e sedano, perché non avevo niente, il frigo vuoto. Poi ho tagliato la raclette, il formaggio raclette a cubetti, ho fatto la pasta, ho messo la pasta nel soffritto insieme al formaggio raclette, è diventato tutto sto po' di roba. E poi mo noi ce lo mangiamo. Vabbè, vi raccontiamo in sintesi così chiudiamo questo vlog, ma magari. Così qua, perché sennò non fa così. Allora, praticamente ieri c'è stato l'evento NYX dell'apertura del negozio, il primo negozio NYX in Italia, che l'inaugurazione, perché c'è già stata l'apertura prima dell'inaugurazione, giusto? Sì. Uh-huh. In via Passarella, nella galleria Passarella numero 2. Ed è veramente bellissimo il negozio. Cioè, veramente poi studiato in modo che riesci a girarti bene. Sì, non è uno di quei negozi piccoli, tipo, è veramente bello, bello, mi è piaciuto un sacco.
c'erano un sacco di prodotti. No, ragazze, cioè, anche prodotti che io personalmente ancora non avevo mai visto neanche. Quindi non vedo l'ora davvero da scoprirli tutti. Sì, sì. E c'era il mio preferito, il Photogenic HD Concealer. Oh my god! Che io, brava, influencer girl mi sta influenzando, perché io lo voglio. Da bellissimo. Ha la copertura del Prolonger e del Naked Skin di Urban Decay. No. Ha la stessa pigmentazione, ed è una bomba. E ci sono tutte le tonalità, dal più chiaro, tipo per noi cadaverine, al più scuro, cioè veramente anche quello correttivo tipo verde e viola. No, io lo voglio, quindi se poi fa tipo la lighting col bianco è top. Lo fa. E poi puoi fare anche già il contouring con quello scuro. Vabbè, che fai col con quello, no? Sì, direttamente. Giusto. Fare quindi la base, io ve lo consiglio, c'era. Adesso che appunto c'è il primo store in Italia, mi consiglio. E poi niente, noi, e quindi però siamo state bene, dai. Molto. È stato un evento veramente bellissimo, molto. Ragazzi, bello, bello, bello. Io mi sono divertita tanto, cioè, oh mio Dio. Poi voi vi siete persi il colore dei capelli, perché come vedete la ricrescita è diversa da come ce l'avevo nel video prima. Perché quando è arrivata Giulia, ha fatto sì che la ragazza mi ha fatto i capelli, mi sistemasse il colore, perché purtroppo mi ha fatto uscire, dato che la decolorazione mi ha bruciato la cute, perché io sono molto delicata di mio, però questa volta veramente non mi era mai successo, ma mi era uscito un crostone rosso. E io quando l'ho vista mi ha preso un colpo, cioè ero incavolata nera, proprio mi sono arrabbiata tantissimo. Infatti siamo andati lì dalla parrucchiera e gli fa: guarda, adesso gliela devi, cioè gli sistemi, perché non mi sembra giusto che debba andare in giro col crostone così e i capelli comunque metà gialli e metà bianchi. Anche perché insomma avevamo poi l'evento, le foto, cioè non volevo neanche essere immortalata tipo caramella. Ma poi voglio di cavolo, comunque ti ha fatto pagare pure tanto, cioè. Quindi niente, abbiamo fatto valere i nostri diritti. I miei diritti da brava tipo manager. Brava. E quindi siamo andati e ho detto: sentite, qua bisogna trovare una soluzione, trovatecela, ce l'hanno trovata. E ho scroccato pure una piega. Hanno voluto anche mettermi i capelli in piega a me. Io, ma no, non vi preoccupate, dai, alla fine mi hanno voluto fare. No, dai, sono state carine, sono state gentilissime. Sì. Quello sì. Per quello, guarda, io le ringrazio, perché alla fine sono riuscita a sistemarmi in tempo. Quindi ho fatto in 2 giorni i capelli, roba che adesso ho la testa stranissima, però vabbè, almeno sono sani, tra virgolette, non sono troppo rovinati. Ehi, un grillo, è scappato un grillo, vedi? Oh mio Dio, Freya! E lei ci gioca, fino a che il grillo non muore. Beh, insomma, molto... sei masochista? Guardalo, guardalo. Freya! Che fai, zia? Poverino. Vabbè, salvaguardate i grilli, ragazzi. Quindi niente, le vinte, siete bellissimi. No, dai, è stato veramente bello. Poi abbiamo incontrato un sacco di persone e ci siamo divertite tantissimo. Eravamo tipo l'anima della festa, continuavamo a urlare, no? Tipo... Io poi, ragazzi, dopo tipo il secondo drink ero già ubriaca. Sì. Quindi... sei reggo di tutto. Sì, sì, quindi ho cominciato a Carlotta e dicevo: dai, bevi, bevi. A Marta, me le mettevo un mezzo, bevete. No, veramente divertito un sacco. Poi siamo andate a cena fuori, come avete visto dai mini pezzettini, che poi appunto mi ha passato anche lei, perché altrimenti sto log era vuoto. E io tra l'altro non posso neanche riprendere con l'iPhone, perché ho la memoria veramente piena. E quindi niente, questo è tutto. Come vi ho detto, vi ho raggruppato questi vlogmas in questo weekmas. E domani non devo fare niente di che, quindi non riprenderò praticamente niente, perché non devo fare niente. E non ci sono io. E non c'è lei, quindi non mi sembra neanche giusto. E niente, noi vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio, ci vediamo al prossimo Weekmas Vlog. Ciao! Ciao patatine e patatini!